devo dire la verità, io sono abbastanza ottimista quello che dall'incontro. Forse Andrea lo è di meno perché l'ha visto più di me. Non dice sempre che abbiamo ragione, va bene. Per la prima volta voglio dire, ha detto anche che abbiamo ragione a settembre e a settembre abbiamo ottenuto quello che abbiamo. Allora, tutti i dati ce l'ha in mano, li ha studiati, anche perché Andrea ne ha mandati tanti di dati in questi giorni, quindi lui li ha anche studiati. Secondo me non è significativo che si sia presentato da solo e non con il suo solito composto, diciamo. Lui ha detto che sicuramente la prima cosa che farà il prossimo anno non succederà quello che è successo quest'anno, quindi i precari, tutti quelli che hanno la specializzazione di sostegno sceglieranno prima di tutti gli altri, quindi questo è sicuro. E due, si è impegnato anche a cercare di risanare la questione delle emissioni di ruolo per quanto riguarda noi e mantenere una pressione altissima. In questo caso, noi dovremmo stare con il fiato sul collo di queste persone. Primo all'ufficio scolastico regionale affinché tornino queste 135 cattedre in più, e poi lui ha detto, per quanto riguarda l'ufficio scolastico provinciale, lui farà di tutto per risanare la situazione, cioè per pareggiare la questione percentualmente in tutti gli ordini di scuola, ok? Quindi se gli dovessero dare, lui ha fatto l'esempio, 130 posti il prossimo anno per l'immissione in ruolo sul sostegno, lui chiaramente farà di tutto per mettere questo 130 posti soltanto nella scuola superiore. E forse un po' dell'infanzia. È qualcosa pure all'infanzia, perché anche l'infanzia ha qualcosa in meno. 14 posti in meno. Un dirigente pubblico, qualsiasi cosa è scritto sulla immissione in ruolo, non può dire vi dichiaro oggi che vi metterò in ruolo 130 persone il prossimo giugno, perché non è lui, ma ce l'ha detto, voglio dire, ce l'ha detto davanti a otto persone che si impegna a fare quello. Dopodiché noi gli abbiamo detto che noi rimarremo sempre vigili su questa cosa. Io sarei per l'esposo, perché io di loro non mi fido, e onestamente rinviare sempre il problema, che lui ci incontra, ci dice che abbiamo ragione, però poi alla fine rinviarlo io sono per le cose da io propongo e lasciamo di palla almeno, così almeno ci tuteliamo tutti, perché il prossimo anno a maggio ancora è abbastanza lungo, arriva a maggio, quindi siccome abbiamo ragione e l'ufficio scolastico regionale e l'ufficio scolastico provinciale hanno violato una legge, quindi noi secondo me dobbiamo tutelare in questa maniera, presentando un esposto. Se poi noi ci decidiamo di fare un esposto, possiamo anche fare un esposto. Non è un problema, voglio dire. Cioè, possiamo fare le due cose che camminano parallelamente. Appunto, non è che per forza facciamo pressione nel frattempo. Si può fare pressione con la sede, perché se pensiamo che con l'esposto si risolve la situazione. Vorrei che sia chiaro tra di noi, perché uno dice, vabbè, ha firmato l'esposto. Però Pino, di Costanzo non c'è esposto. Cioè, non aveva manco la lettera sul tavolo, ma va bene, noi ci siamo del 25 ottobre a parlare con Bordonaro, che era praticamente un rappresentante di De Santis, nonostante noi avessimo chiesto un incontro con la Di Costanzo. La Di Costanzo era in ferie, quel giorno la Di Costanzo era in ferie e quindi non ci ha ricevuto, però Bordonaro ci ha detto determinate cose. Ora, siccome noi abbiamo presentato questa lettera il 25 ottobre, a questa lettera il 25 ottobre ancora non abbiamo risposta. Possiamo tranquillamente. Quindi sì, la realtà delle cose è questa. La realtà delle cose è io che sono d'accordo, facciamo le cose parallelamente. Devo dirvi che il fatto che non si abbia la laurea non ostacolerà assolutamente il riassorbimento dei soprannumerari del sostegno, perché c'è una normativa della finanziaria del 2007 che dice esplicitamente che si deve riassorbire il contingente in eccedenza tramite corsi di specializzazione, a prescindere dal titolo di studio necessario per insegnare. È proprio questo poi dico il nome di legge. Quindi su questa cosa qua significa in sostanza praticamente che ci sono tutti gli ITP, possono passare sul sostegno. Venga ripristinata la legalità sulla questione dei posti in ruolo, secondo me adesso. Sì. Facciamo una pagina
questa info, che si chiama precari, docenti precari su Segno Tomino. Vi prego di lasciare la vostra mail su questa base. In realtà creiamo una mailing list, perché il punto adesso è, visto che c'è, per fronteggiare questo nuovo problema, bisogna organizzarsi a livello nazionale. Ora, ci sono diversi gruppi che nelle diverse regioni si stanno organizzando. Per mettersi in contatto con loro, però, abbiamo bisogno di creare delle mailing list in modo tale da poter raggiungervi e darvi comunicazioni il più facilmente possibile. Quindi tutti coloro, anche ditelo a tutti quanti. Esattamente, cioè, ditelo anche a quelli che sono assenti. Essere uniti, al di là del fatto che faremo, se faremo, se vogliamo farlo, un esposto alla procura. Non basta solo l'esposto, perché l'esposto va sempre accompagnato, secondo me, dalla presenza. Solo ad accelerare, però la presenza, la pressione si fa più così. Va bene ragazzi, noi ci vediamo mercoledì, cercate di esserci.